Ciao ragazzi, benvenuti a Villa Fontana, nella parte di questa frazione che ricade sotto il comune di Oppeano. Siamo nel pieno della zona tipica di produzione del mobile, solo che questo non è un laboratorio, è una bottega artigiana, da cui nasce la pasta. Ed è il segno, il prodotto che ha visto l'evoluzione di una famiglia che è da sempre impegnata nel settore del mobile e che adesso ha scelto di diversificare la propria attività, dando una nuova opportunità di sviluppo a questo territorio. Io derivo da una famiglia di mobilieri dove noi abbiamo la nostra fabbrica e dove costruiamo mobili per arredamento e dove esportiamo tutti i nostri prodotti nel mercato, in tutto il mercato del mondo. E da circa 3 anni a questa parte abbiamo deciso di intraprendere una strada diversa dal mobile e da lì abbiamo deciso di fare il pastificio per produrre la pasta secca di vari tipi. Perché questa scelta? Perché circa, come dicevo, 3 anni fa, 3-4 anni fa stavamo parlando in famiglia di aprire dei ristoranti, cosa che qui abbiamo fatto poi, e dalla riapertura di questi ristoranti abbiamo preso amore per il prodotto italiano, per il cibo italiano, e così abbiamo deciso di farci un pastificio e produrre la pasta. Perché proprio la pasta? Allora, la pasta è stata scelta nei vari tipi alimentari perché all'inizio che eravamo neofiti un po' di tutta questa cosa della parte del food italiano, abbiamo deciso di fare la pasta proprio perché ha una lunga scadenza, quindi abbiamo detto noi acquistiamo l'impianto per fare la pasta, poi da lì avremo il tempo di 2-3 anni, perché la pasta secca ha una scadenza di 3 anni, per poter iniziare poi a presentarci sul mercato e venderla. La scelta di Gianluca e della sua famiglia non è stata dettata soltanto da una esigenza di diversificazione imprenditoriale. La parola d'ordine, fin dal primo momento in cui è nato questo pastificio, è stata qualità. Innanzitutto gli impianti, quasi completamente automatizzati, che hanno richiesto un forte investimento, ma giustificato da una scelta che sta alla base del processo produttivo, ovvero nella materia prima, che arriva dalla zona, da pochissimi chilometri da qui, perché è da Salizzole e da Montagnana che arriva il grano veneto, che serve per una specifica linea di prodotti aziendali. E anche questo è un surplus, è un valore aggiunto per costruire un progetto che dia valore anche al territorio. La nostra scelta è stata quella di fare un prodotto di fascia medio-alta, quindi per una fascia medio-alta c'è una selezione anche nei grani che è stata fatta insieme anche al personale del pastificio, e abbiamo scelto proprio il 100% italiano subito. Poi da lì abbiamo fatto un passo in più e siamo andati su un prodotto solo grano veneto. Questa scelta è stata una scelta indovinata, perché il nostro prodotto grano veneto, che si chiama la Nostrana, è il nostro plus del prodotto ed è quello che ci viene più richiesto. Abbiamo selezionato 2 aziende qua vicino a noi, una di Salizzole e una di Montagnana, in modo che siamo riusciti a essere proprio vicini ai produttori, agli agricoltori, e selezionare le varietà che ci andavano più, che erano più adatte al nostro progetto. Non sembrano molto pregiate, siamo riusciti a ottenere un valore importante di proteine e anche caratteristiche organolettiche importanti. Insomma. Cosa vuol dire valore importante a livello proteico? Siamo sul 14%. Le proteine sono uno dei, come dire, degli indici più importanti per vedere la qualità della pasta. Noi abbiamo deciso di anche supportare gli agricoltori stabilendo già all'inizio un prezzo molto importante per quanto riguarda il grano, in modo da coinvolgere proprio i coltivatori nel nostro progetto, e sono molto felici, sono loro i primi che ci chiamano, ci invitano, discutiamo tecnicamente sulle cose da fare, poi siamo ovviamente supportati da una società di agronomi che ci dà ovviamente il supporto. Ma allora c'è anche un valore sociale ed etico dietro alla produzione? Sì, direi proprio di sì, perché dando da lavorare nel nostro piccolo agli agricoltori locali, si cerca anche di sposare un progetto di sostenibilità. Insomma, il grano viene dalle nostre parti, non ha bisogno di essere stoccato nei grossi centri di stoccaggio, non fa chilometri, non viene dall'altra parte del mondo, si inquina meno, e poi c'è anche ovviamente una questione etica
lavorativa, no? Siamo veneti tutti quanti, no? Quindi devo da maniare la nostra gente, e questo è importante. La vostra gente che è anche qui dentro? Ovviamente anche qui dentro, abbiamo selezionato dei bravissimi ragazzi e gente del mestiere, gente che faceva, lavorava in un mulino oppure faceva già il pastaio, e sono ragazzi veramente d'oro che ci supportano e danno il loro contributo, senza di loro veramente non si riuscirebbe a ottenere il nostro prodotto. L'agroalimentare è uno dei baluardi più importanti del Made in Italy, e quindi entrarci, produrre, significa avere il coraggio di accettare confronti, paragoni, continui controlli, e la qualità perciò diventa indispensabile. Pensate che Gianluca ha scelto questa produzione di portarla anche alla GDO, alla grande distribuzione, che non è una scelta immediata, facile o scontata, però loro qui l'hanno fatta lo stesso. E forse questo può rappresentare anche un punto di svolta per un mercato che non sia più attento soltanto ai numeri. A gennaio siamo arrivati, di quest'anno siamo arrivati ad avere il prodotto come lo volevamo, e abbiamo preso una persona che segue il commerciale, e questa persona ci sta inoltrando dentro in vari canali di vendita. Noi puntavamo al mercato della GDO perché ci servono anche dei numeri, perché il pastificio nostro non è un pastificio grande industriale, però è un pastificio che produce 400 kg ora di prodotto, quindi dopo, una volta che si produce, dopo bisogna anche piazzarlo e venderlo. Abbiamo già iniziato a lavorare con alcuni supermercati della zona. Si riesce a conciliare bene qualità e grande distribuzione? Sì, questo si riesce in questo momento, perché anche la grande distribuzione sta molto puntando su prodotti di qualità, mentre magari fino a, non so, un decennio fa il prodotto doveva essere solo da prezzo, invece adesso anche la GDO si è accorta che la gente sta cercando prodotti di qualità. Com'è stato reinventarsi, Gianluca? Passare dalla polvere del laboratorio a quella del pastificio? È stato un passaggio bello, perché è stato entusiasmante, molto bello. Ancora adesso seguo tutti e due i lavori, e tutti e due vengono seguiti in maniera diversa. Il passaggio è stato subito un po' traumatico, perché si andava da un prodotto legno a un prodotto pasta, che sono due cose totalmente diverse. Per arrivare a fare questo mi sono appoggiato a delle persone che sono qui nel pastificio, che loro sono proprio esperti del mestiere, e sono riusciti a trasformare una mia idea in qualcosa di reale, che adesso, come avete visto nelle immagini, stiamo producendo la pasta e stiamo entrando anche in alcuni mercati dove all'inizio per me era quasi impensabile. E lo bravo Giorgio. Giorgio lo bravo a sé. E anche le simpatico. Tanta teoria, finalmente eccolo qua. La pratica. Giorgio, cosa hai detto preparare? Allora, queste qua gli le trottole con panna, zafferano e speck. Ah, spadellate. Spadellate col pepe. Una ricetta semplice, perché non è tempo da perdere. Ah, ho capito. Anche questo è molto semplice. Sì. Allora, questo qua è tonno con le olive verdi. Va bene, ricettine semplici, perché finché se cose la pasta ovviamente de mozzo, ok, allora si fa il sugo, perché ancora c'è una cosa, mica tempo, non mica tempo, mica mia tempo, ecco, gente. Ma non altro che avevo già oggi. Però te che ne di più ti devi Ehi, alla prossima cantierata. Ciao. Voglio sognare a mandorlo, ho già paura.